anche tutta un po' la retorica su quanto un italiano medio spreca in Sì. Italia, no? E si fa. Secondo me, appunto, poi cioè, non so, lascia il tempo che trova perché non è proprio lì poi il vero spreco. Se vogliamo poi parlare, vabbè, parliamo anche solo dell'Italia, però non è nelle case. Non riuscivo a far capire agli altri che lo spreco alimentare non è la fragola che buttiamo, cioè è anche quello chiaramente, ma è un discorso che dobbiamo capire culturalmente alla radice delle nostre scelte. Se in un mercato di grandezza media si recupera sui 100 kg, 150 kg, all'ortomercato in 4 ore si recuperano 3-4 tonnellate in media. Vi siete mai chiesti da dove vengono quelle cassettine che troviamo nei supermercati classici o nei mercati anche, quelli delle piazze, quelli dei paesi, dove tutto magari può sembrare più genuino? Vengono da qui. Quello che state vedendo, per chi ci ascolta su Spotify, parliamo di un capannone industriale pieno di frutta e verdura, bancali, cassettine, transpallet, muletti, eccetera. Quello che state vedendo è l'anello precedente della catena alimentare, ovvero dov'è il cibo prima che arrivi alla vendita al dettaglio, quindi ai supermercati, insomma. Una vendita che, come ben sappiamo, ma spesso facciamo finta di dimenticarcene, è dettata dall'estetica. È un prodotto che non rispecchia dei canoni estetici, non è vendibile. Dunque, cosa ci conviene fare a noi commercianti, no? Noi che dobbiamo vivere di quel prodotto, che dobbiamo venderlo, e siamo costretti a farlo perché è il nostro lavoro, ci viviamo. Ma ci conviene buttarlo via, purtroppo. Oggigiorno è così. Io ho fatto questa esperienza, queste immagini le ho girate io, purtroppo non mi hanno lasciato mostrare i volti e pubblicare le interviste che poi ho fatto, quindi mi limito solo a mostrare il luogo senza dire né nome né dove si trova. Per darvi un'idea però, in questo posto mi hanno mostrato un capannone di dimensioni simili a quelle che state vedendo, adibito esclusivamente al rifiuto, ai cibi buttati. Ed è qui che ho capito dove sta veramente quell'un terzo del cibo sprecato nel mondo ogni anno, statistica famosissima. Statistica che non so se è vera o no, non ho la forza per avere tutti i dati alla mano. Molti dicono che lo spreco, la maggior parte dello spreco viene effettuato a livello domestico, ok, magari però quella statistica tiene poco conto di quella che è tutta la catena alimentare, tutto il ciclo di vita di un prodotto. Io non sto incolpando chiaramente le persone che lavorano in questi posti, io sto incolpando, sto puntando il dito, sto facendo luce su quello che è il sistema che tutti usiamo, il sistema di cui facciamo parte anche noi che andiamo a fare la spesa al supermercato. Vi ricordate lo scorso episodio? Matt Homewood a Copenaghen ci dice, è testuale, che questo sistema paga per sprecare. At the moment, our system, it pays to waste. We have to find a system in the tax system that changes that, because otherwise we're not going to last long on this planet. È la verità perché è conveniente buttare invece che attivarsi e creare un impegno per effettuare un recupero e uno smistamento ulteriore, alternativo, magari più etico. Per questo è di vitale importanza la presenza di associazioni che ogni giorno, con le loro forze, si impegnano per recuperare il più possibile quel cibo. Per questo ci sono associazioni come Recoop, che noi abbiamo intervistato, ed oggi parliamo con Eleonora, che io ringrazio infinitamente per aver accettato il nostro invito. Benvenuti in un nuovo episodio del podcast di Bike for Enduro. Se ancora non lo sapete, da questa stagione parliamo di sostenibilità. Recoop nasce nel 2016 come recupero in un mercato a Milano, che è quello di Papignano,
e l'attività che facciamo è molto semplice. Ci incontriamo a fine mercato, facciamo un giro tra i commercianti chiedendo se hanno del cibo da donarci, e quello che facciamo è appunto portarlo in un punto specifico del mercato, dove lì facciamo una specie di banchetto dove lo condividiamo con tutte le persone. Ci si è accorti che fin da subito che noi appunto presidiamo nei mercati scoperti della città di Milano e di Roma. Nei mercati scoperti appunto c'erano già tante persone che recuperavano in autonomia, e quindi questo voleva dire farsi conoscere, no, da queste persone, quindi entrare in contatto con loro e collaborare, no, per diciamo cercare di fare quello che è il recupero di cibo tutti insieme, e soprattutto la cosa importante è creare, no, anche dei momenti di socialità oltre al semplice recupero, unire sia la tematica di spreco alimentare, che quindi è molto forte, ma anche quindi la tematica di creare socialità, soprattutto in città grosse dove, come Milano, dove appunto la socialità comunque fatica un po' a nascere, ecco, ci siamo accorte come con al centro il cibo, tutti questi processi, diciamo, di socialità, o comunque anche solo entrare in piccole appunto interazioni, cioè conoscersi, presentarsi, scambiarsi due ricette, certo, col cibo al centro fosse tutto molto più semplice. Uno degli obiettivi è quello proprio di, essendo un progetto molto diciamo replicabile perché è molto semplice, di appunto portarlo anche in altre città o anche paesi, paesini anche, dove appunto c'è questa problematica dello spreco, che c'è comunque abbastanza ovunque. Quindi, certo, da 2 anni e mezzo appunto siamo presenti anche a Roma, perché questo gruppetto di persone ha espresso appunto la volontà di iniziare anche lì. Cosa molto importante che appunto cerchiamo di fare è quello di attivare tutte le persone a collaborare con noi nel recupero, e che quindi appunto eliminare un po' quello che può essere, no, un'impronta più assistenzialista, ma proprio far sì, certo, che tutte le persone, no, si attivino nel recupero o nella selezione, perché appunto molto spesso questo cibo va un po' selezionato, essendo che magari, no, viene donato per varie ragioni, magari a volte perché è un po' troppo maturo e quindi un minimo di selezione va fatta, a volte perché appunto questo cibo magari i commercianti poi il giorno dopo non hanno il mercato e quindi magari non arriverebbe, no, il giorno dopo ancora, per varie ragioni appunto ci viene donato, e quindi appunto lo scopo è quello proprio di far collaborare tutte le persone, e che tutte poi le persone possano portarsi a casa quello di cui hanno voglia e bisogno, senza nessun tipo di distinzione, anche perché c'è talmente tanto cibo che davvero, sì, poi è inutile, no, anche, non lo so, fare distinzioni di ceto o di altro, quindi no, certo, quello che si vuole fare è proprio appunto condividerlo. Personalmente tu come ci sei arrivata? Cioè, volevo chiedere, tu sei lì dall'inizio oppure no, come ti sei interessata al tema, eccetera, perché secondo me è anche molto importante la parte personale, no, del capire queste cose. In realtà sono appunto, faccio parte dell'associazione dal 2020. Durante il lockdown allora avevo sempre avuto un po' voglia di misurarmi con quello che era un po' un progetto a livello sociale, no? Un progetto, una piccola realtà, e appunto sai quando dici lo faccio, mi iscrivo a quello, mi iscrivo all'altro, poi non c'era stata mai occasione, quindi poi durante il lockdown ho detto basta, questo è il momento giusto e mi butto. Tutto era chiuso, i mercati scoperti erano chiusi, ma qui a Milano Recup ha collaborato con il comune di Milano per fare dei panchi alimentari all'orto mercato, e quindi diciamo che l'attività andava avanti lì, no? Quindi era tutto bloccato, ma ovviamente questa solidarietà comunque continuava ad andare avanti. Quindi è stato secondo me un ingresso abbastanza impressionante, perché l'orto mercato è il mercato orto frutticolo all'ingrosso, no? Quindi è lo step prima dei mercati, quindi i mercati si riforniscono lì. Quindi ci sono delle quantità davvero, cioè nel senso assurde, quindi se in un mercato di grandezza media si recupera sui 100 kg, 150 kg, all'orto mercato in 4 ore si recuperano 3-4 tonnellate in media. Quindi comunque, esatto, cioè è stato all'inizio, è stato appunto davvero molto impattante, perché per quanto io mi potessi comunque ritenere una persona sensibile a tante tematiche, no, a quello che è un po' la sostenibilità, nel mio piccolo facessi appunto alcune cose, no, alcuni accorgimenti, li mettessi in pratica, sicuramente vedere proprio quanto spazio occupano 3-4 tonnellate è impattante, perché appunto c'è tutto cibo che andava buttato, quindi perché poi vabbè, allora un po' i dati sullo spreco alimentare si sanno, poi vabbè ultimamente si leggono un po' dappertutto, però
non so come dire, un conto no è leggerli, sentirti, invece poi vederli con i tuoi occhi sicuramente è diverso, sicuramente quello che si fa, quello che fa recupero che facciamo noi è comunque cercare, no, un po' di mettere un po' una toppa su un buco che poi purtroppo è molto grande, però diciamo, cioè, cerchiamo di fare il nostro, ecco, sicuramente. Secondo te la gente normale, diciamo, quella che magari non è dentro il settore come te, ha coscienza della grandezza del problema oppure no? Dovrebbe saperne di più oppure no? Purtroppo c'è ancora poca coscienza su quello che è davvero il grandissimo problema. Forse fare esperienze di questo tipo, beh, adesso dico come recup, ma nel senso ce ne saranno tante altre, dove si vede, diciamo, con i propri occhi quello che è davvero, no, lo spreco e poi anche la potenzialità, no? Con invece, sì, cioè vedere queste cose invece come potrebbero essere a volte trasformate, a volte proprio usate così come sono, magari togliendo una piccola parte. Quindi secondo me sì, c'è ancora poca sicuramente consapevolezza sul tema. Poi negli ultimi anni, adesso negli ultimi periodi, sicuramente, no, il tema della sostenibilità sta entrando appunto un po' nelle bocche di tutti e tutte, quindi questo magari porterà, non lo so, a più persone ad avvicinarsi, no, a queste realtà, a entrare più in contatto con quello che sono queste problematiche. C'è da dire che, nel senso, non so come dire, è comunque, parlo di recupero, è sicuramente un'attività che richiede, no, un impegno e soprattutto attivarsi, fare quello che è appunto, beh, in questo caso parliamo di recupero di cibo, quindi comunque richiede di essere proattivi, no, nella cosa, e sicuramente non è così scontato. È un gruppo in realtà molto eterogeneo, cioè ci sono tantissime appunto persone diverse, studenti, studentesse, pensionati, appunto persone che magari non hanno lavoro, cioè è un gruppo davvero molto, con persone molto diverse tra di loro, e questa forse è anche un po' la forza, e che appunto poi magari sono mosse anche da pensieri diversi, cioè ci sono, non so, le persone che si avvicinano appunto, no, per questioni ambientali, di sostenibilità, perché comunque si sa che cibo sprecato vuol dire, no, tutte le risorse che sono state appunto utilizzate, no, per produrlo. Ci sono invece persone che purtroppo questo tipo di discorso di sostenibilità, diciamo, faticano un po' a farlo, perché poi una spesa comoda ti fa bene, perché la vita a Milano sappiamo purtroppo com'è, i costi della vita a Milano sono carissimi, no? Ovviamente si avvicinano perché appunto una spesa gratis fa comodo, sono appunto, certo, poi mercati, anche luoghi in cui si scambiano due parole, quindi magari è piacevole andare, certo, e quindi, esatto, sicuramente c'è ancora secondo me tanto da fare. È bello appunto per noi farci conoscere, infatti quando ci invitano appunto in diverse, no, incontri, appunto anche qua, esatto, è sempre bellissimo, certo, perché è un po' questo alla fine, o il passaparola appunto, no, vedere puntate così dove si parla di queste piccole realtà, poi ognuno si mobilita, magari cerca, no, nella propria città se c'è qualcosa di simile o se c'è recupero o qualcos'altro, e inizia un attimo ad attivarsi o appunto a fare un piccolo click mentale, no, nel dire vabbè dai, inizio a fare qualcosa nel mio piccolo, poi inizio a fare qualcosa anch'io, che vuol dire anche magari, no, solo un giorno a settimana, ecco, adesso non è che mi sono interessato allo spreco alimentare partendo da un libro che ho studiato per l'università, ma poi essendo io videomaker mi sono un po' adoperato, ho cercato appunto organizzazioni come la vostra e ho fatto delle esperienze che mi hanno un po' segnato. Però quello che volevo chiederti anche è, tu hai parlato che ormai la sostenibilità è sulla bocca, diciamo, un po' di tutti, però io non vorrei che sia un po' sulla bocca di tutti per un discorso di moda o tendenza, oppure anche peggio, convenienza, no? Effettivamente lo spreco alimentare, secondo te, in quanta parte è quello che uno butta via a casa e in quanta parte è in realtà alla base del sistema alimentare, ovvero bisogna partire a monte? Io credo questo. Assolutamente, nel senso, come ti dicevo prima, è appunto quello che cerca di fare Recup, è sicuramente attivare le persone, fare tanti progetti che comunque girano intorno all'area di sensibilizzazione, no? Che quindi non siano solo il recupero, diciamo, attivo. Quello che dicevo era appunto che cerca di tappare appunto un buco che è molto più grande, nel senso, certo, che purtroppo appunto lo spreco alimentare è un problema sistemico, che quindi ha bisogno di risposte sistemiche, e sicuramente il recupero in un singolo mercato a Milano è comunque appunto una piccolissima parte. Quello che cerchiamo di fare noi è rendere proprio più consapevoli le persone, sicuramente tenendo ben presente che le singole scelte sono molto importanti, sono molto appunto lodevoli. Quello però appunto che deve cambiare è sicuramente proprio un sistema di produzione che è sbagliato, nel senso che finché si produrrà così tanto ovviamente ci sarà così tanto spreco, e ovviamente le singole azioni comunque avranno un raggio di azione che è molto molto limitato. Il singolo
nel suo piccolo può fare cose, ma come dicevi te, non è che salvando quella, quella fragola che stavi per buttare, no, tagliando un pezzo, diciamo che il problema si risolve a monte. Purtroppo non è così, cioè nel senso forse piacerebbe a tutti, no? che fosse tutto sì, così sì. Semplice, ma io appunto penso che sicuramente i grandi cambiamenti debbano appunto venire da quello che sono le istituzioni, comunque appunto perché sicuramente hanno un impatto maggiore su quello che è poi la problematica, no? Anche tutta un po' la retorica su quanto un italiano medio spreca sì. In Italia, no? E si fa. Secondo me appunto poi cioè non so, lascia il tempo che trova, perché non è proprio lì poi il vero spreco, se vogliamo poi parlare, vabbè, parliamo anche solo dell'Italia, però non è nelle case, cioè sicuramente poi anche lì cambiare la consapevolezza, no? Come dicevo prima, cioè sviluppare un pensiero più critico su quello anche, no? Che è la nostra vita quotidiana, le nostre piccole abitudini, è importantissimo assolutamente, però pensare che quello sia tutto è limitante, perché appunto no, non ti fa capire che lì fuori poi, no, c'è un mondo, e c'è un mondo dove le tue scelte singole poi sono proprio quasi nulla, no? Con soluzioni sistemiche proprio intendo fare dei piccoli passi, no? Anche lì esiste questo problema dello spreco alimentare, capiamo come, ovviamente a piccoli passi, perché è un problema che sappiamo è enorme, certo. Però collegato a quello che appunto mi hai detto, no? Dei ragazzi appunto che vanno e prendono il cibo dal sì, comunque sì, spazzatura, esatto, sì, dai, sì. Esatto, no? Cioè, principalmente mi sembra dei supermercati che buttano sì. Lì, no? Banalmente in Italia se ti beccano fare una cosa del genere non è illegale. Può. Cioè appunto, cioè, è proprio, e quindi anche questo, cioè è assurdo. Cioè, e oltre che oltre ad essere illegale, scusami, è anche culturalmente mal visto. Cioè, ah, sì, certo. Sei un barbone, no? Invece in realtà, esatto. Se vai in Danimarca, dove ho fatto il documentario io, non è che tutti lo fanno, però la gente che è come se vedesse voi che raccoglie il cibo e lo dà alle altre persone e pensa, ah che bravi questi ragazzi. È molto no, diverso. Sì, no, nel senso sì, c'è comunque una coscienza, cioè è, non so come dire, è visto, no, in maniera diversa, cioè sì. Ovviamente poi non tutti esatto. Lo fanno e vabbè, ok, però nel senso è sicuramente visto con, non so come dire, cioè appunto anche lì è un problema culturale, ma io, cioè, ti dico la verità, a me capita in realtà molto spesso che ci sono persone che mi dicono, tipo i miei familiari, adesso, vabbè, parentela X, non sanno che vengo qui a prendere il cibo perché penserebbero male di me, quindi non lo dico, perché sì, poi sì. Appunto no. E per dire, cioè, adesso non voglio fare un po' il parallelismo, però è così, cioè alla fine noi non stiamo raccogliendo nella spazzatura, ma comunque... c'è cosa. Proprio esatto, c'è proprio no lo stigma di appunto non lo so, cioè che poi non stai rubando niente, perché comunque tutto cibo che ci viene donato e che si condivide in maniera gratuita, quindi soldi che girano non ce ne sono, non però ce ne sono, eppure sì. No, ti senti colpevole di non si sa bene cosa, cioè secondo me appunto esatto, un insieme sì. Di io non oso appunto noi vabbè come non recuperiamo dai supermercati, perché appunto in Italia a livello legislativo è molto difficile, poi comunque dovresti avere un luogo dove stoccare questo cibo, perché molto spesso è fresco, ma anche non so, per non parlare di quanti latticini appunto vengono poi purtroppo sprecati, perché si sanno che hanno no una vita, latticini e anche prodotti di origine animale diciamo in generale, perché hanno una vita no breve, però quelli certo. Appunto poi li devi stoccare con delle celle, quindi comunque noi appunto non facciamo quel tipo di attività. E questa è una cosa che ci chiedono spesso, perché non recuperate dai supermercati, nel senso come se no, appunto poi a livello legislativo, cioè adesso non dico che sia semplice, però cioè, fare dei controlli un attimino più approfonditi, anche solo per appunto per quello che è la grande distribuzione e appunto i supermercati, mettere delle tasse su quello che sono, ma poi però controllare, no? Cioè anche no, certo, su quanto certo. Viene sprecato, ma anche solo vai, prendi una settimana. Cioè mm-hmm. Sarebbe comunque no, sì. Cioè dei numeri allucinanti, quindi poi appunto ripeto è un discorso complesso, non voglio semplificarlo così, però nel senso secondo me non c'è interesse, cioè finché ripeto il sistema produce così tanto, che interesse hai a non so no, controllare quanto spreco reale c'è in ogni pezzo della filiera? Non c'è l'interesse, perché tanto comunque tu se il sistema continua a produrre secondo me è anche tra virgolette un po', lo so che è brutto, però è un po', lo dico anche in modo un po' provocatorio, è un po' logico che non c'è interesse no, a controllare quello che poi è l'effettivo spreco di ogni sì. Punto appunto della filiera. Quasi, quasi che c'è l'interesse a fare l'opposto. Esatto, perché se tu non,
non hai traccia di quello che è lo spreco, tra virgolette, non esiste, perché poi anche quello, cioè quello che diciamo fa recoup è, tra virgolette, anche avere proprio traccia di quanto, no, spreco sia. Certo. In un, adesso appunto in un determinato mercato a Milano e Roma, perché comunque prima quel cibo era spazzatura, ma non venendo tassato, non venendo controllato, basta, cioè in 3-2-1 spariva, poi non si sa dove, come, però agli occhi, no, della gente non esisteva più, e quindi quello che abbiamo noi, no, sono anche appunto dei dati proprio su quello che è questo è importante esperienza. E a tal proposito volevo chiederti anche, lo spreco sta aumentando oppure più bene o male è sempre lo stesso? Diminuendo non credo, però sta aumentando? Aumentando diciamo che non tantissimo, perché dopo il Covid noi appunto ci siamo trovati appunto persone che, nel senso, il costo comunque di tutto in realtà, no, sta aumentando, e quindi ovviamente anche il costo della frutta e verdura. Beh, noi ci occupiamo appunto di fresco, quindi di frutta e verdura sta aumentando, e quindi resta, almeno, cioè appunto confrontandomi anche con altre persone sempre del gruppo che appunto erano anche dall'inizio, no, dal 2016, è più o meno rimasto costante, se non appunto il fatto che sicuramente dopo il Covid le persone che invece appunto hanno sempre più bisogno, no, di avere una spesa gratis, e quindi appunto frutta e verdura gratis, ce n'è sempre di più. Quindi nel senso, questo che non è una bella notizia. No, assolutamente, assolutamente. Io ho Milano come esempio, perché appunto vivo qua, certo, e faccio, certo, i mercati qua. In una città così grande, comunque, questo si vede. Quanto vedi che la gente aumenta? Quanto vedi che la gente cerca di, cioè, riuscite sempre di più a prendere sempre più persone oppure no? La comunque comunicazione, no, sia social che non, era comunque un elemento molto importante per far crescere quello che è le persone che poi hanno voglia, no, di attivarsi, quindi, no, di far parte del gruppo. E questo appunto poi vuole dire essere un gruppo sempre più grande, riuscire a coprire sempre più mercati, riuscire a fare sempre cioè più cose, e quindi era proprio una delle nostre, appunto, diciamo, nostri obiettivi, no, di questi ultimi anni, quello di appunto un po' più potenziare la nostra comunicazione, soprattutto poi appunto nei social, ma perché visto che uno poi dei nostri obiettivi era anche far conoscere appunto alle persone magari che non sono di Milano, no, quello che facciamo, e magari di far venire appunto così la voglia, no, di far nascere un punto recupo anche nel mercato della loro città. Diciamo che appunto i social in questo momento sono sicuramente uno strumento utilissimo da questo punto di vista. Far vedere, no, quello che si fa ogni giorno, quello che fa avvicinare un sacco le persone, poi appunto non solo sui social, perché come eventi, come incontri cerchiamo dove è possibile sempre di partecipare, ma perché come anche ti dicevo prima, anche il discorso di sensibilizzazione è uno dei nostri punti in cui appunto vogliamo sempre di più lavorare e sviluppare. Lo facciamo già, diciamo, in diverse forme, perché dal 2016 facciamo questo laboratorio di colori naturali per bambini, e questi colori sono estratti principalmente da verdura recuperata, da cui si estrae il pigmento e si fanno delle acquarelli con cui colorare, e poi da cose, diciamo, che si hanno facilmente in casa, come il fondo di caffè diluito con l'acqua, no, viene il marrone, no? E quindi parlare in termini un po' così creativi con bambini, principalmente appunto bambini piccoli, no, unendo poi il tema di quello che è lo spreco, di quello, no, cioè che tu stia colorando con un colore quella verdura, no, arrivava da, e spiegare tutto il processo, ovviamente in parole semplici, senza fare discorsi, certo. Quello però sicuramente è una risposta, importante. Esatto, no, che appunto quindi ci invitano in alcune scuole, in alcuni eventi dove fare questi tipi di laboratori. Sicuramente è un modo, no, per, diciamo, sensibilizzare una fascia che è comunque, sono comunque delle spugne, no, quell'età, quindi sì. Anche se uno dice è un laboratorio, è una piccola cosa, però si può iniziare, no, a mettere un piccolo seme di quello, no, che poi può essere una consapevolezza che una persona poi sviluppa con gli anni. Poi a Roma abbiamo già fatto varie volte quello che appunto, cioè, si chiama disco soup, dove si cucinano e, cioè, si cucina cibo recuperato e poi si mangia insieme in maniera così molto conviviale, no, per anche far capire che cioè, cibo recuperato non vuol dire cibo, vuol dire cibo buono, no? Buono, e, sì. Esatto, e quindi, no, che si può appunto trasformare in mille modi, e poi vabbè, come anche dicevo prima, intorno poi al cibo, no, si possono creare talmente tante cose, ed è un collante molto,
che funziona molto, ecco. E vi invito a seguire Recoup su Instagram, perché ogni giorno trovate spunti su come migliorare questo aspetto sicuramente. L'ultima domanda che voglio farti è se sei soddisfatta / ottimista, ovvero se il tuo lavoro è un qualcosa che ti soddisfa a livello personale, e poi se secondo te questo problema migliorerà in futuro. Io ottimista un po' lo sono, anche perché sennò appunto forse non farei quello che faccio ogni giorno, nel senso che vabbè, o forse io nella vita un po' forse lo sono, e quindi anche nel mio approccio, no, con Recoup, con questa tematica molto grossa. Secondo me sicuramente c'è ancora tanto da fare, però appunto il fatto di creare consapevolezza, essere ogni giorno un gruppo più grande di persone che comunque sono accomunate, no, un po' dalla stessa etica, no, e che soprattutto poi hanno anche voglia di andare anche un po' più a fondo e anche scoprire, no, quello che è ovviamente un po' anche il lato scuro, perché non è sempre facile appunto poi vedere, no, tutto quel cibo che viene sprecato, e tu sei lì, no, che dici, cioè, che a volte dici mamma mia, ma davvero, cioè, chi me l'ha fatto fare, no? Potevo andare, non so, a fare altro, invece sono lì fare il recupero con meno 2 gradi e, no, esatto, a cercare di fare qualcosa. Allora, appunto, secondo me la speranza c'è e ci deve essere, ovviamente è una speranza, come ti dicevo prima, critica, dove sicuramente, no, il focus poi è quello di cambiare proprio, cioè, sicuramente un pensiero, ma proprio anche un sistema, perché andando avanti così non so dove appunto potremmo arrivare, però nel mio io sicuramente sono ancora molto fiduciosa, ecco, in un cambiamento. C'è una persona che prende a pugni un muro di cemento armato. È un pazzo. Un'anomalia, ecco cos'è. Morirà dissanguato e finirà così. Poi un giorno arriva un'altra persona. A quel punto il mondo si dividerà in 2 categorie. Chi penserà che ci sono 2 pazzi e chi penserà che ci sono 2 geni e miliardi di stupidi. Poi c'è un'altra categoria che si farà una domanda sola. Beh, la migliore ovviamente. Perché?